Dunque, dove eravamo rimasti? Ah, sì, ecco, stavamo vedendo la definizione di funzione. Dunque, l'insieme A, cioè quello di partenza delle nostre frecce, prende il nome di dominio della funzione, perché è il campo di oggetti in cui la funzione si applica, mentre l'insieme B, cioè quello di arrivo, per così dire, prende il nome di codominio della funzione. La funzione ha quindi una sorta di direzione, cioè associa un elemento del dominio ad un elemento del codominio. Diciamo infatti che uno studente appartiene ad una classe, mentre non ha senso dire che una classe appartiene ad uno studente. La nostra attenzione si concentrerà su una categoria particolare di funzioni, cioè le funzioni cosiddette reali di variabile reale, che vuol dire funzioni il cui dominio e il cui codominio sono sottoinsiemi dei numeri reali. Ricordate cosa si intende per numero reale? È l'insieme dei numeri razionali, come 3 quarti o 5 mezzi, di cui trovate tutti i video su Skulltoon Channel, e di quelli irrazionali, cioè quelli non esprimibili come una frazione, come ad esempio la radice quadrata di 2, il numero pi greco, eccetera. E naturalmente sia i numeri razionali che irrazionali sono da considerare con il segno più e con il segno meno, quindi anche meno 3 quarti o meno radice di 2. C'è un altro modo più intuitivo di definire cos'è un numero reale. Se consideriamo gli assi cartesiani, e in particolare l'asse X, cioè l'asse delle ascisse, tutti i numeri positivi e negativi che si trovano su questo asse sono appunto numeri reali. E l'insieme di tutti questi numeri viene di solito indicato con la lettera R, così come vedete in figura. Ehi ragazzi, prima di lasciar continuare il prof con la sua spiegazione, vorrei però che per voi sia chiara la differenza tra numeri interi e numeri reali. Chi di voi sa dirmi quanti numeri interi sono compresi tra 1 e 7 nell'asse delle X? E questo è facile, lo so anch'io. Sono 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esatto, Moretti. E sai anche quanti numeri reali ci sono nello stesso intervallo? Beh, in un certo senso, anche in questo caso hai ragione. Non esiste una vera risposta, perché il numero di numeri reali compresi tra 1 e 7 è infinito. Perfino tra 1 e 1,1 esistono infiniti numeri reali sull'asse delle x. Vabbè, facciamo dai riprendere il prof. Dunque, dove eravamo? Ah sì, le funzioni che studieremo sono quelle reali di variabile reale. Non è niente di così complesso. Abbiamo già incontrato un'importante categoria di queste funzioni quando abbiamo studiato l'equazione della retta. Se ci pensate un momento, capirete che la forma esplicita dell'equazione della retta non è altro che una funzione che, a partire da numeri reali x, ottiene altri numeri reali y ed è poi rappresentabile sul piano cartesiano. Per esempio, la funzione y uguale a meno x più 3 sul piano cartesiano diventa appunto una retta. E arriviamo, ragazzi, al concetto più importante della lezione, le tre caratteristiche fondamentali delle funzioni, e cioè 1. Le funzioni associano tra loro numeri reali. 2. Y è ottenibile mediante una formula che contiene x. 3. Le funzioni sono rappresentabili sul piano cartesiano come curve, di cui la retta, nel nostro esempio, ne è solamente un caso particolare. Ci siete ragazzi? O tutto questo parlare vi ha solo confusi? Moretti, proviamo. Cosa dice il numero 1? PCR. Che vorrebbe dire? Ah, bello, ce ribeccamo. Ma no, Moretti, le lettere A e B indicano due insiemi. Quel simbolo che assomiglia a una C l'abbiamo già trovato nello studio degli insiemi e si traduce con sono inclusi in maniera stretta, cioè sono dei sottoinsiemi. La R invece indica i numeri reali. Quindi il punto 1, come viene letto, Giovanna? La funzione porta da un insieme A a un insieme B, con A e B che sono sottoinsiemi dei numeri reali. Bravissima Giovanna, passiamo al punto 2. Quella che vedete è una funzione che spiega i legami tra y ed x. Il valore di y, infatti, dipende da quello di x. Dato un valore di x, si ottiene il corrispondente valore di y, cambiando segno di x e aggiungendo 3. Quindi, per esempio, per x uguale a 0, quale sarà il valore di y, Ferrari? Dunque, se x è 0, aggiungendo 3, si avrà y uguale a 0 più 3, quindi 3. Esatto, e se x fosse 2, Giovanna? Y sarebbe uguale a meno 2 sommato a 3, quindi y uguale più 1. Ancora giusto, i due numeri ricavati, il valore di x e quello di y, sono le coordinate da riportare sul piano cartesiano, e qui arriviamo a punto 3, che appunto è la modalità di rappresentazione, cioè come curva nel piano cartesiano. Dunque, Moretti, vuoi venire alla lavagna per provare a rappresentare una funzione sul piano cartesiano?